Sì, perché non è che la gente, veramente, là c'è gente che è penalizzata, ed è penalizzata soprattutto in merito all'attività commerciale e all'attività di cittadino normale, perché non è possibile che uno non possa usufruire della concorrenza, visto che poi ci sono determinati aspetti da tener conto, che deve avere il telefono fisso. Grazie. Grazie capogruppo Lavoglia. Passiamo al punto numero 6, svolgimento interrogazione proponente, consigliere comunale Laurea Libera TV, richiesta sottopassaggio per attraversamento della nuova sede viaria A3 Salerno-Reggio Calabria per accedere ai fondi situati sull'alto a valle incontrata a Case Civili. Prego, vicepresidente. Grazie Presidente. Egregio Assessore, con la presente pongo alla sua attenzione una problematica di rilevante interesse per i cittadini proprietari dei terreni situati in contrada Case Civili. I proprietari dei terreni situati sull'alto valle della costruenda sede viaria della A3 Salerno-Reggio Calabria hanno riscontrato dalla visione degli elaborati grafici di progetto che i propri fondi restano privi di accesso. Premesso che la problematica è stata sollevata già da tempo dai cittadini ed è stata valorata ulteriormente da una raccolta di firme con l'obiettivo di poter garantire la possibilità di accesso ai propri terreni, risulta che l'amministrazione a conoscenza di tale problematica interroga l'assessore ai lavori pubblici sulle azioni che il Comune di Laurea intenderà adottare al fine di valutare la necessità di realizzare un sottopassaggio tale da rendere i terreni di cui si allega nella richiesta praticamente accessibili in modo diretto dalla strada di lottizzazione dell'area PIP esistente, di accelerare l'iter di valutazione in modo tale da rendere possibile la realizzazione del sottopassaggio. In attesa di un riscontro ringrazio. Prego Assessore Bonassini. Grazie Presidente. Allora mi rivolgo al Vicepresidente. Allora, questo problema era già stato segnalato dalla vecchia amministrazione all'ente appaltante in qualità di ANAS, alta sorveglianza per quanto riguarda i lavori della Salerno-Reggio Calabria, e mi sono documentato colloquiando e prendendo visione del progetto negli uffici dell'alta sorveglianza della zona industriale di Calvo. Ho interloquito con il responsabile della Salerno-Reggio Calabria, RUP, ingegner Rocco, dove abbiamo visionato la problematica che riguarda praticamente i terreni interclusi nella zona Case Civili. Premesso questo, vorrei far presente che vi sono lungo la tratta anche altri terreni interclusi, dove nella zona di Pecorone e anche per quanto riguarda tutto lungo il tracciato che parte dalla chilometrica 139 e arriva alla chilometrica 148, per intenderci la 139 è il cavallo e la 148 è la famosa chilometrica di Gallo. Visionando il progetto, l'ingegner Rocco mi faceva notare che praticamente lungo la valle delle Case Civili viene realizzato un ponte lungo circa 200 metri, realizzato in campate dove sono presenti delle pile, e praticamente vengono realizzate delle terre rinforzate, delle terre armate che hanno la funzione non solo di mantenere le cosiddette spalle, ma anche di consolidare l'accesso e la viabilità ai terreni interclusi. L'ingegnere Rocco è andato oltre, il quale lo ringrazio, e praticamente mettendo a disposizione la sua professionalità e la sua responsabilità per quanto riguarda la tratta, facendo anche un documento di quale insieme al contraente generale, in questo caso Grandi Lavori, insieme al comune di Lauria e ANAS, dove praticamente dichiara che nessun terreno lungo la tratta sarà intercluso. Quindi ha dato anche disponibilità a chiunque consigliere di maggioranza o opposizione normale del consiglio comunale di visionare gli atti, e ha dato disponibilità piena su tutto il resto che verrà. Grazie. Grazie Assessore Fonassieri, prego Vicepresidente. Grazie Presidente, apprezzo l'impegno da parte dell'assessore ai lavori pubblici Domenico Forastiero, lo ringrazio per i chiarimenti, per aver chiarito alcuni dubbi che mi sollevavano i cittadini interessati. Grazie.
Grazie Vicepresidente. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, svolgimento interpellanza. Proponente capogruppo consigliare PDL piano generale edilizia scolastica. Prego capogruppo La Barca. Grazie, grazie Presidente. E allora sì, questa interpellanza ha avuto seguito in quando ho appurato da mezzi di informazioni locali che in Basilicata vi sono la bellezza di 228 edifici scolastici a rischio, ossia che presentano criticità a livello di struttura. Quindi ho formulato questa interpellanza nel senso che per la sicurezza dei nostri bambini, dei nostri figli, voglio essere io come consigliere, ma penso la nostra, tutta la popolazione, rassicurato che non abbiamo situazioni di rischio sulle strutture ad oggi in uso per le attività scolastiche. Innanzitutto ho chiesto nell'interpellanza di conoscere se effettivamente per tutti gli istituti in uso abbiamo il prescritto certificato di agibilità e inoltre vedevo appunto una nota degli uffici che puntualmente mi è arrivata dove ho visto che molti istituti necessitano di intervento e spero che ci siamo attivati per chiedere dei cospicui finanziamenti. Grazie capogruppo La Barca. Prego assessore Reale. Grazie Presidente, grazie consigliere La Barca. Io brevemente innanzitutto elenco gli istituti e quindi il patrimonio scolastico del Comune di Roma. Scuola elementare Cogliandrino, materna Cogliandrino, elementare Madonna del Carmine, Walter Limongi, scuola materna Sellucci, elementare materna Pecorone, materna Via Caduti, materna Acqua delle Donne, scuola elementare Galdo, Giovanni XXIII, scuola media Domenico Lentini, scuola elementare Cardinal Brancato, scuola elementare Guglielmo Marconi, scuola materna ed elementare Melara, scuola materna ed asilo Sant'Antonio Superiore. Sono 14 istituti e li ho voluti elencare perché sostanzialmente rispetto anche in proporzione al numero degli alunni sono tanti istituti. Soprattutto perché gli istituti poi vanno tenuti e vi è continuamente, periodicamente, costantemente la necessità di risorse sulla manutenzione ordinaria, spesso sono risorse direttamente rivenienti dalle risorse comunali per cui bisognerebbe fare, a prescindere dall'interrogazione collegata a Manca, una verifica di carattere più generale sulla razionalizzazione. A mio avviso bisognerebbe aprire un tavolo di concertazione per alcuni punti di vista, bisognerebbe anticipare anche le varie leggi che si succedono sull'obbligo della razionalizzazione che avremo. Questi istituti per la maggior parte, ad eccezione di 5 che elencherò successivamente, sono stati oggetto di verifica di vulnerabilità sismica. Una verifica che è stata effettuata a seguito di 2 tranche rispetto a finanziamenti regionali e proprio perché queste verifiche e questo lavoro svolto dal Comune, anche se gli è stato l'incarico a tecnici esterni, rientrano in una graduatoria per cui ci consentirà di avere sicuramente un terzo finanziamento per poter effettuare la verifica della vulnerabilità sismica e quindi della staticità degli altri istituti. Quelli che rimangono fuori da questa verifica sono la scuola materna di Sellucci, la scuola materna di Sant'Antonio, la scuola materna di Cogliandrino, elementare Galdo e scuola elementare e materna Melara, anche se questi 5 edifici comunque sono
corredati di certificato di collaudo statico. Sono state svolte le verifiche anche su strutture attualmente non adibite, diciamo non nella funzionalità scolastica, come la scuola a Montegaldo, oggi sede di protezione civile per una parte, per l'altra un centro informatico e culturale, ma non voglio anticipare una successiva interpellanza di Italia dei Valori che ne discuteremo nel prossimo Consiglio Comunale. Quindi una verifica in linea generale positiva, ma certo rappresentano alcune strutture, soprattutto le strutture realizzate 30-40 anni fa, vi sono indubbiamente delle prescrizioni che tra l'altro sono elencate puntualmente e minuziosamente in una relazione svolta dall'ufficio tecnico. Io credo, a seguito di un incontro già preliminare appunto con i dirigenti dell'ufficio dell'amministrazione, bisogna sicuramente dal punto di vista strutturale immaginare le strutture più carenti e lì incaricare gli uffici tecnici all'interno degli uffici comunali per produrre progetti preliminari e candidarli rispettivamente a finanziamento. Grazie Assessore Reale, prego Capogruppo Lavagna. Ovviamente Assessore lei mi perdona, ma io non sono prontamente soddisfatto da quando mi ha riferito, soprattutto quando ha usato la parola razionalizzazione. Non c'è bisogno di ricordarci a noi che siamo laureati che le varie scuole, così come sono presenti sul territorio, lo sono presenti per il fatto che l'Aurea è estesa tantissimo, quindi è un comune molto vasto ed è impensabile ad oggi poter razionalizzare con di più quelli che sono gli edifici aperti. Ammetto e apprezzo quando lei mi dice che ci sono i numeri per tenerli aperti. Apprezzo quando invece lei asseriva che si faranno tutti gli sforzi al fine di migliorare la staticità degli edifici scolastici. A tal fine ricordo che un mese fa segnalavo una situazione di pericolo alla Contrada Seta, dove c'è un palo della linea telefonica che era pericolante. A distanza di un mese ancora quella situazione è statica e ferma, il palo non è caduto, ma nemmeno nessuno ci ha messo mano per riparare quella situazione di pericolo. Ecco, molte volte il pericolo si può evitare anche con piccoli interventi, non necessariamente con grandi opere. È ovvio che ci vuole quell'attenzione massima, perché parliamo della scuola, parliamo di scuole, parliamo di edifici dove ovviamente i nostri figli ci studiano, e quindi l'attenzione dovrà essere massima, soprattutto nelle periferie di fondo. Grazie. Grazie Capogruppo Lavagna, prego Sindaco. Voglio precisare al consigliere La Banca che per quel palo in corrispondenza del cortile della scuola Seta, l'intervento qui variato sia dall'ufficio tecnico che tecnici della Telecom e tecnici della